Cari amici, è Padre Elia che vi parla dal Tempio della Regina d'Egitto. Nel suo intervento conclusivo al convegno, Padre Liliano di Gesù Obbediente ci ha fatto fare un salto indietro nel tempo. Ci ha riportati quasi agli inizi dell'opera di Madre Liliana. Per poter capire quello che ci dirà, dobbiamo in qualche modo vedere il luogo dove sorge il Tempio alla fine degli anni 50. Ecco, via San Martino a quel tempo, più che una via era una cupa. Ecco la casa dove abitava Madre Liliana con le prime suore al primo piano. Negli altri piani abitavano altre famiglie. Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cari amici, ecco la finestra dalla quale si affacciava e indicava il luogo dove sarebbe sorto il Tempio. Ecco il terreno dove attualmente sorge il Tempio della Bianca Regina dei Gigli. Adesso, cari amici, ascoltiamo Padre Liliano. È una cosa che mi ha sempre sorpreso, questo fatto, pensando che Madre Liliana non è di questi posti, non è un nostro conterraneo. Abbiamo visto domenica scorsa la partecipazione dei suoi conterranei, non tanto protezione, non tanto la venosa, basilicata, adesso nella rete, come sia arrivato a San Giovanni Cremano. Io quindi mi ha fatto molto piacere, poi l'ho verificato ulteriormente, ma se è così è veramente una notizia molto bella che arricchisce la mia conoscenza, perché quando io sono arrivato qui a San Giorgio, già nel 1952, il primo arrivo a San Giorgio, a Piazza Canucci, a Cupa Sansone, l'alveo aperto, eccetera, mi indicavano, io domandai dove stanno le suore, dicevano, ma ci stanno, è arrivato, no? C'era una suora che gli aveva detto, ma è arrivato piazza Municipio, vai dritto, di fronte, però non c'era via di Taspoli, c'era un viottolo, è vero, di fronte dentro era la suora. Dicevo, e quando noi siamo venuti a San Giorgio, assieme anche la prima volta siamo andati da solo, c'era quello della padre Nazareno, l'altro fratello che già aveva conosciuto la madre. Quando sono andato a San Giorgio, una delle prime cose che si sentivo dire dalla madre è che sarebbe là sotto il tempio della regina d'Egitto e indicava il posto, questo posto. Pensate che la testimonianza che ho sentito dire, questo mi ha fatto veramente molto piacere, se è vero che ed è verosimile secondo me, già quando nel 1938 la madre venne a San Giorgio, si incontrava con alcune persone che andavano con lei a recitare il rosario di fronte al Ventale, per esempio quando ci hanno fatto un negozio, se non so se lo si chiama fatto, c'era una infermiera, Maria si chiamava, la signorina Maria, è vero che lo ospitava, in questa stanza a piano terra, andavano a recitare il Santo Rosario, mi hanno detto che una di queste signore che era presente, che diceva Rosario con Adriana, l'ha sentita più volte dire a San Giorgio Cremano, la città, un grande tempio, un grande santuario, una grande chiesa in onore della Bianca Regina d'Egitto. Inaudito perché quando lo sentivamo noi c'era qualcosa di veramente incredibile. Il terreno innanzitutto non era delle suore, il terreno non era, apparteneva a un certo professore di agraria dell'Università di Portici, il quale si era espresso chiaramente in circostanze precedenti, era un buon uomo, non era un mangiapane, però aveva preso una posizione irremovibile. Posso vendere a tutti, ma purché a moglie prezzi. Posso vendere a tutti, purché a moglie prezzi. E quindi sembrava impossibile, poi invece le circostanze si sono svolte improvvisamente, io ero ancora in seminario, quando lo scenario cambiò completamente, voi dovete venire a lavorare con le figlie si risposero a te nel 1953, è vero. Si è aperto l'orizzonte dell'attuazione del pensiero e dell'indicazione della madre qui nasceva il tempio della Bianca Regina d'Egitto.
Da non credere, vero amici? Quando il Signore vuole qualcosa, spiana le vie. Nel prossimo video ascolteremo ancora qualche cosa di molto interessante. Ciao per adesso.